Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino per la rubrica Il Punto della rivista Orizzonte Scuola e oggi ho come ospite Mavi Ferramosca. Ciao. Salve a tutti, buona giornata. Ciao Mavi, come vediamo dalla slide in sfondo, oggi parliamo di un tema che è di grande attualità. Adesso siamo a febbraio 2022, dopo un paio d'anni praticamente di situazioni difficili per il mondo della scuola, parliamo del benessere a scuola e lo faccio con la docente e anche facilitatrice culturale Mavi Ferramosca, che si è occupata di questi temi per i suoi studi e anche per una pubblicazione di cui dopo ci parlerà. Mavi, volevo chiederti in apertura come nasce questo tuo impegno e questi tuoi studi sul benessere in generale nelle organizzazioni e per poi capire come poter declinare queste tue indicazioni nel mondo della scuola. Quindi ti chiederei appunto in prima battuta cosa intendiamo per clima e benessere nelle organizzazioni. Grazie. Sì, diciamo che il clima è molto importante all'interno di tutte le organizzazioni, anche nella scuola. Allora, io appunto ho pubblicato, come hai detto tu prima, un saggio che riguarda appunto il mondo della scuola e che è appunto clima e benessere nelle organizzazioni per una scuola di qualità, edito appunto da Pluriversum Edizioni. Sì. Il libro racconta proprio dell'importanza del clima interno. Il clima non è qualcosa di visibile, ha effetti però sul funzionamento di tutte le organizzazioni, perché influenza i comportamenti che le persone hanno all'interno delle organizzazioni e della scuola. C'è l'ultimo capitolo del libro che appunto si rifà alla scuola, perché io insegno da oltre 20 anni, quindi diciamo è un argomento per me molto molto vicino. E la scuola appunto mi ha vista, ho cominciato giovanissima, a 19 anni, quindi mi ha vista crescere, poi negli anni ho continuato a studiare e il libro nasce proprio come studio, inizialmente come tesi di laurea, devo dire la verità, della mia seconda laurea, e poi negli anni ho diciamo continuato a studiare questi argomenti, ho preso in esame quelli che erano i questionari di organizzazioni aziendali e cercato di utilizzarli all'interno della scuola. Negli anni sono stata funzione strumentale e quindi ho perfezionato, diciamo, questa ricerca. I questionari quindi sono nell'ultimo capitolo che riguarda la scuola, ha dei questionari che si possono utilizzare, che so per certo che già qualche scuola sta utilizzando. Sono sul modello INVALSI, quindi comunque sono questionari che poi adesso sono comunque più utilizzati frequentemente, quindi sono più facilmente trovabili. All'inizio, diciamo nel 2013, nel lontano 2013, comunque quando io ho iniziato ad approcciare questo argomento, erano davvero una delle novità, diciamo, nel mondo della scuola soprattutto. Mentre nelle organizzazioni sono già presenti, Ecco, quindi. infatti, quindi si parte da una situazione di studio, di analisi e di pratica più vicina al mondo delle aziende, anche se la scuola è un'organizzazione per Ormai. eccellenza, direi, anche molto complessa, no? Con molte figure, quindi il benessere e il clima è di grande rilievo ed importanza. È giusto guardare, no, con un occhio attento, no, alle varie organizzazioni, perché la scuola può prendere ciò che di buono le organizzazioni offrono. Ecco, allora partiamo proprio da questo primo passaggio, cioè come viene, non so se hai anche delle slide, mi sembra anche tu da poter Ok, proporre. condivido allora, Ok, lo schermo. allora possiamo intanto vedere queste per capire meglio come e da dove si parte con il discorso del clima e del benessere. Quindi, come dicevo prima, il clima appunto è una presenza costante.
Un po' come un iceberg, no? Non è visibile, però ha dei comportamenti che appunto sono da attenzionare, perché poi un ottimo clima all'interno di tutte le organizzazioni porta a quella che è la qualità nelle organizzazioni stesse, qualità che oggi va di moda, no? Perché tutti tendiamo, e le organizzazioni in modo particolare, verso quella che è la qualità. Analizzare il clima quindi è un po' come appunto guardarsi allo specchio, e chi dirige appunto un'organizzazione come la scuola si specchia nell'immagine che il personale, rispondendo ad alcune domande attraverso dei questionari di monitoraggio che prima citavamo, fornisce all'organizzazione stessa. Se un'organizzazione è impegnata poi in delle sfide, diventa necessario analizzare il suo clima interno per permettere appunto un confronto ed una verifica delle proprie opportunità e debolezze. Diversi poi sono gli studiosi, nel libro ne cito alcuni, che si sono appunto interessati di clima, di clima organizzativo, quindi Carl Levin, secondo il quale appunto l'ambiente è importantissimo, l'ambiente in cui opera l'individuo, no? E modifica anche le stesse disposizioni personali a volte. Anche Barney si è interessato molto delle risorse umane, dicendo appunto che rivestono grande importanza per i risultati dell'organizzazione stessa. Quindi bisogna sviluppare quello che è il potenziale, no, organizzativo. Monitorare il clima permette oggi di evitare quelle che sono le patologie della salute organizzativa, come appunto lo stress lavorativo, il burnout dell'operatore, il mobbing o la violenza psicologica sul luogo di lavoro, che adesso col Covid, in questi anni di DAD, studi hanno evidenziato che sono davvero, sono incrementate come patologie purtroppo. L'analisi di clima aziendale rappresenta appunto un punto di partenza per l'identificazione degli ambiti su cui intervenire e anche uno strumento di monitoraggio per verificare gli effetti positivi o negativi di tali azioni. Altri studi poi evidenziano come c'è un rapporto stretto tra retribuzione e clima interno. Questa variabile influenza il clima all'interno delle organizzazioni. Nel libro cito dei questionari, che sono appunto gli strumenti e i metodi che vengono utilizzati per le analisi, il focus group. Diverse sono le fasi che ormai tutti utilizziamo, anche per monitorare, per esempio, io negli anni sono stata valutatore per i moduli PON, qui da noi in Puglia, io sono di Lecce, i PON appunto vanno alla grande, diciamo, no? Quindi cerchiamo di sfruttare quelli che sono i fondi sociali europei. E anche lì il valutatore, la figura del valutatore, segue appunto queste fasi, che sono le fasi di diagnosi del clima aziendale. Quindi c'è una prima fase informativa, poi c'è l'analisi dei dati, l'interpretazione di tutti i dati raccolti e poi la presentazione dei risultati e la programmazione di azioni di miglioramento, perché appunto è importante poi vedere come fare per utilizzare questi dati raccolti e puntare alla qualità, al miglioramento. Quindi poi l'ultima fase è il monitoraggio per valutare l'efficacia degli interventi e i cambiamenti che questi hanno prodotto. Allora, adesso vi mostro. Mi permetti, scusa, ma tornando alla slide di prima. Ecco, nella scuola, ecco, tu hai accennato appunto a questi ultimi tempi di difficoltà e immagino che anche quello che è il burnout o comunque sia uno stress maggiore da parte degli insegnanti si ripercuota nel clima generale, no? Eh beh, sì. Magari una maggiore tensione, una maggiore preoccupazione. Ecco, puoi darci o dirci qualche cosa riguardo proprio questo, cioè se ci sono degli strumenti che possono aiutare appunto ad analizzare, a interpretare o a valutare poi dopo l'efficacia di alcuni magari provvedimenti presi. Te lo chiedo scusa, ma proprio perché volevo magari cercare di capire meglio come possono essere poi dopo calate nella realtà, tu appunto sei nella scuola e quindi capire meglio questo.
Solitamente si utilizzano, no, dei questionari che poi verranno analizzati per valutare, sono schede di rilevazione, no? Modelli invalsi che vengono appunto utilizzate per valutare quella che è la customer satisfaction che interessa le quattro componenti dell'istituzione scolastica solitamente, quindi i genitori, i docenti e il personale ATA accanto agli studenti. Quindi Sì. solo così, utilizzando appunto questi questionari ad ampio raggio, si può monitorare poi all'interno del corso dell'anno. Questi questionari possono essere somministrati all'inizio e alla fine, o anche solo una volta a metà anno, per valutare proprio quello che è il clima, il benessere dei vari componenti dell'organizzazione aziendale o della scuola in modo specifico. E poi durante questi anni di DAD indubbiamente sono stati utilizzati anche i questionari che hanno monitorato la DAD, quindi rivolti sia ai genitori che al personale docente che si è trovato spiazzato all'inizio, perché indubbiamente la scuola non era prontissima, diciamo, a far fronte a questa Certo. situazione nuova, all'utilizzo delle nuove tecnologie. Adesso abbiamo fatto davvero dei passi in poco tempo, abbiamo acquisito delle competenze davvero grandissime, quindi ormai in classe non si fa lezione più col computer spento, siamo comunque metà classe collegata, sempre, sempre, e ormai è routine. E metà appunto in presenza, quindi comunque queste sono competenze che si sono acquisite nel tempo. E E per la tua poi esperienza, questi strumenti poi dopo di analisi e valutazione comunque hanno avuto efficacia? sì, perché comunque poi se vengono letti bene, analizzati bene dopo, possono davvero essere utili e capire, poi è sempre, diciamo, il dirigente delle Sì. organizzazioni, sia scuola o che sia un'altra tipologia di organizzazione, che decide come fare per risolvere determinate questioni, diciamo, di criticità all'interno delle classi o del gruppo di lavoro. Quindi come inserire o dove inserire magari una figura che ha delle competenze che possano magari aiutare in un momento di criticità una particolare classe oppure un particolare gruppo di lavoro. A volte basta pochissimo, no, per risolvere e tirare su la situazione, risolvere quella criticità, diciamo, momentanea. E Sì, quindi scusa che ti ho interrotto, quindi puoi proseguire. Nel libro sì, c'è l'ultimo capitolo che riguarda proprio il mondo della scuola e ci sono appunto dei questionari semplificativi che possono essere anche utilizzati, diciamo, per svolgere questi monitoraggi all'interno delle scuole. Negli anni sono stati utilizzati, sono stati modificati, sono esemplificativi, oramai appunto si utilizzano nelle scuole. Sono presi proprio da quelle che sono le organizzazioni aziendali. Si utilizza poi la scala, io ho utilizzato la scala di riferimento Likert a quattro passi per i questionari, che va da un minimo di per niente ad un massimo di molto. Gli item che sono stati proposti sono incentrati sugli argomenti qualificanti dei processi di formazione di un istituto, quindi il questionario multidimensionale, si prefigge appunto di rilevare il clima scolastico, le relazioni e l'organizzazione, il funzionamento della scuola, la progettazione, le strategie didattiche degli insegnanti, nonché le politiche scolastiche. Quindi qui questa è la questione, la slide appunto che riguarda proprio il mondo della scuola. Allora, in ultimo, la prima volta che, diciamo, sono scrittrice, diciamo, da poco, perché questa è la mia prima pubblicazione, qui avevo inserito una serie di recensioni che sono state fatte al libro, che davvero mi hanno molto inorgoglito, quindi il libro è acquistabile su Amazon, in tutte le librerie fisiche online. Ha partecipato al Salone Internazionale del Libro, per me è stata la mia prima esperienza lì come firma copia, è davvero una bellissima esperienza. Ha vinto anche il premio saggistica per la casa editrice. Qui vi ho messo dei contatti utili, adesso sarà presente all'Italia Book Festival proprio a febbraio, cioè nei prossimi giorni. Ho messo anche il codice, diciamo, di collegamento direttamente alla pagina Facebook del libro e quella Instagram. Perfetto. Interrompo la condivisione, così eccoci Sì, qua. no, ti ringrazio. Certo, alcuni concetti, lì parlavi di customer satisfaction,
sono difficili da far entrare nel mondo della scuola, no? Perché Ma ci sono in alcune scuole, adesso non in tutte, però si comincia, diciamo, a sentire proprio questa necessità di analizzare anche il clima, no? Quindi. assolutamente sì, infatti mi fa piacere poter aver visto insieme a te questi spunti che ci ha dato, perché poi certamente nel libro vengono svolti e analizzati in maniera più specifica. Quindi complimenti e in bocca al lupo per questa tua pubblicazione, che so che già sta andando molto bene. Quindi mi auguro che possa ritrovare ancora ulteriore riscontro negli insegnanti. E nei dirigenti anche, perché è giusto, è rivolta anche a loro soprattutto. Grazie, sì, rivolto sì un po' a tutti, diciamo, sì. Sì, è importante comunque sì, cooperare, puntare al miglioramento, alla qualità, per tutti, come dicevi tu, sia insegnanti che dirigenti. Quindi. Esattamente, esattamente. Ne abbiamo bisogno tutti quanti in questo periodo che speriamo possa essere alle spalle, ma insomma ancora ci ritroviamo a dover gestire nelle varie difficoltà. Quindi speriamo che anche questa proposta possa aiutare a migliorare il clima e il benessere anche nel mondo della scuola. Io ti ringrazio per il tuo contributo, ti mando un saluto e ti faccio ancora un in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Thank you.